Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 16 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. In contrasto con tutto il mondo. Guerra planetaria oggi per voi, armati da Marte fino ai denti. Contro chi abbiate intenzione di muovere l'esercito, però, questo non è dato a sapere, perché se la luna opposta al vostro segno lascia pensare al gentil sesso e Venere in quadratura abbracciata a Nettuno a questioni legate alla sfera affettiva, non va neppure escluso che il contenzioso tocchi invece il fronte degli affari, con un interlocutore infantile e indeciso che vi fa perdere tempo, scatenandovi una crisi isterica. Rampanti e spericolati anche al volante, ma se sul lato opposto della carreggiata vi trovate il solito imbranato, come minimo per scansarlo fate una manovra da ritiro patente, sperando che le telecamere non l'abbiano ripresa insieme alla targa. Complice il sestile di Giove, unico pacifista della giornata, sempre importanti le amicizie e gli interessi culturali, che vi fanno guardare ben oltre l'angusto confine del bel paese. Uomo astuto e imbonitore, probabilmente sposato o impegnato che tenterà o sta tentando di ingannarvi e di carpire la vostra buona fede. Il vostro partner potrebbe essere infedele e molto astuto nel nascondere qualche tradimento. Tradimento in vista, una persona che conoscete, magari particolarmente bene, vi sta raccontando menzogne, è particolarmente bugiarda e sta tentando un inganno alle vostre spalle. Persone sgradite in arrivo, visite noiose e pericolose. Abbiate più fiducia nelle vostre possibilità e siate generosamente ottimisti. Per molti oggi si apre il domani. Ottima giornata per fare incontri emozionanti con persone che non vedevate da tempo. Non è detto però che vi interessino ancora, quindi decidete secondo ragione e non secondo il cuore. Oggi il telefono appare decisamente muto. Questo potrebbe provocarvi attimi di noia e di sconforto. Anche qualche appuntamento potrebbe saltare e qualche decisione che riguarda voi essere rinviata. C'è una persona per cui siete tutto, non si farà avanti in questo momento e teme che lo respingerete. La timidezza è davvero tanta. Forti emozioni oggi potrebbero spingervi ad isolarvi e a piangervi addosso, limiterete i danni solo nella misura in cui sarete capaci di liberare il vostro cuore da macerie e cedimenti del passato. Oggi dedicatevi a qualche opera umanitaria o caritatevole, cercate di interessarvi attivamente per chi soffre. Qualcuno attende un vostro consiglio o una vostra parola di conforto, sappiate fare tutto con delicatezza e amore. Qualcuno, candidamente, sta per confessarvi un piccolo segreto, sarete capace di perdonare? In fondo chi è senza peccato? Oggi pensate alle vostre vacanze e organizzatele per tempo, potreste avere infatti delle ottime occasioni da sfruttare a volo. Fate buon viso a cattivo gioco, se la cattiva sorte vi perseguita sorridetele e vedrete che lo farà di rimando. Gli unici soldi che dovrete spendere oggi, quindi, sono quelli per l'acquisto di un grosso salvadanaio. Evitate comunque operazioni azzardate a livello economico. Tutte le vostre emozioni potrebbero cambiare improvvisamente, nei confronti di una persona che precedentemente vi aveva molto impressionato, ma che adesso non attira più così la vostra attenzione. Controllate la gelosia se volete evitare burrasche in amore, specialmente se siete nate nella seconda decade. Il sole si trova ancora in un segno dello zodiaco per voi molto amico, l'acquario, portandovi un desiderio di rinnovamento che invade un po' tutta la vostra vita. Venere invece continua a guardarvi imbronciata dal segno nemico amatissimo dei pesci, ma non impedisce in voi certo la socialità, il piacere di stare insieme ai vostri simili. Molto soddisfacenti i rapporti con sorelle e fratelli, con figlie e figli, grazie a Saturno pure nel segno amico dell'acquario. Che peperini e che caratterino con Marte nel segno, in conflitto con la Luna all'opposizione siete ancora più urticanti che mai, basta un non nulla a farvi saltare la mosca al naso, soprattutto se il rimprovero proviene dalla vostra dolce metà. Dolce si fa per dire, ma confronto a voi addirittura zuccherina. Voglia di qualcosa, emozioni, sentimenti, esperienze fuori portata. Parla per voi Venere pretenziosa allo zenith in quadratura. Vuole tutto la bella, vestiti, gioielli,
profumi, baci e carezze a gogo, immersa però in una luce evanescente, in un incantesimo nebuloso che vi fa perdere la testa e anche qualche pezzo di cuore. Amore ed Eros. Oggi l'amore è un concetto, un desiderio, una mancanza, qualcosa a cui tendete ma non è detto che riusciate a raggiungerlo. Passione sì, ma questa è un'altra cosa, riguarda le vostre emozioni e non è detto che abbia un oggetto realistico su cui proiettarsi. Magari vivete di sogni e se a volte basta la fantasia, oggi il divario tra immaginato e reale vi pesa e vi deprime. Reazioni inconsulte anche alla minima preoccupazione, battaglieri come siete difficile incontrare la dolce metà e farla restare al vostro fianco, attenti a non farvi dei nemici. Alcune avversioni da parte dei pianeti potrebbero produrre leggere tensioni di coppia. Anche per i rapporti più collaudati, cercate di mantenere la calma e la lucidità, evitando facili e inutili scontri. Nella festa di San Faustino che celebra tutti i single, va detto che, voi gemelli, siete un segno forse che meno di altri soffre della condizione di cuore solitario. La vostra attitudine a creare contatti, a non smettere di restare soli, vi consente di avere costantemente compagnie rinnovate accanto. Inoltre è molto probabile che, nel vostro segno abitino scapoloni impenitenti e donne allumeuse, che non hanno nessuna intenzione di accasarsi per addossarsi responsabilità e compiti quotidiani che a loro starebbero strettissimi. La canzone che oggi è a voi dedicata è Calore della talentuosa Emma Marrone, che è una gemelli esemplare. Lavoro e denaro? Benone gli studi, portati avanti con interesse e consapevolezza, a scuola o durante un colloquio di selezione fate un'ottima figura, ma attenti al linguaggio che rischia di diventare aggressivo o polemico al momento sbagliato, siete sotto osservazione e non potete permettervi nemmeno il minimo errore. Facilitazioni in corso a trattative, dove il coltello dalla parte del manico lo avete voi, magari l'interlocutore non concorda pienamente, ma costretto dalle circostanze appone la firma risolutoria. Cercate di essere maggiormente loquaci con i vostri interlocutori e questo comportamento vi farà guadagnare le simpatie di un vostro superiore molto attento alle vostre espressioni verbali. Fate un lavoro connesso con la pubblicità, la vendita, la necessità di muovere operazioni commerciali. Il sole acquario vi favorisce, specie se appartenete alla terza decade. Benessere. Surplus energetico. In questo quadro benessere e malessere dipendono da quanto riuscirete a utilizzare questa energia, canalizzandola nel modo giusto. Se ce la farete, ed è probabile soprattutto per gli sportivi o per chi è alle prese con un grosso lavoro intellettuale, starete benone, in caso contrario, oltre allo spreco di forze, rischiate emicrania e disturbi digestivi. Anche la pelle potrebbe registrare un disagio con arrossamenti e pruriti. È uno dei casi più evidenti insomma in cui è la mente a dominare il corpo e non viceversa. Tra i colori consigliati per la giornata, azzurro e verde, che spengono gli eccessi e placano le reazioni emotive troppo ardenti. Hai un sacco di ansie quando si tratta del tuo aspetto ma devi ricordare che le cose più importanti nella vita sono all'interno del tuo corpo. Con questo in mente, dai ai tuoi organi interni il beneficio di qualche esercizio aerobico. Per lei, se mai qualche sprovveduta fanciulla facesse gli occhi dolci al vostro lui, 3 minuti e sarebbe già pentita. Non che lui sia da buttare, piuttosto voi siete karateka. Cintura nera per giunta. Per lui, 3 entrate e uscite il vostro conto pare un casello autostradale nell'orario di punta. Dovresti darvi una regolata mettendoci un semaforo invece caos in crescita esponenziale. Colore delle emozioni, rosso ciliegia. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.